Baciata dal sole in una bellissima piazza grande, edizione straordinaria della Foto Antiquaria, mostra mercato appunto di fotografia, ma molto molto altro. Edizione straordinaria della Foto Antiquaria, insomma una iniziativa che riscuote sempre grande successo, prima di tutto proprio per la mostra mercato, insomma, degli oggetti fotografici. Quindi nella fotografia digitale c'è questo grande vantaggio, come lei ricordava, che una macchina, diciamo, diventa vecchia subito e quindi le possiamo acquistare a un prezzo, diciamo, concorrenziale. Sì, ma si può fare anche un'altra battuta all'incontrario. Che le macchine analogiche, cioè le macchine vecchie, non invecchiano perché sono macchine antiche e di conseguenza hanno questo fascino. E io quello che mi sta veramente gratificando è il ritorno, la ricerca proprio dell'obiettivo d'epoca, la macchina d'epoca, la pellicola. Sono dei banchi, compreso questo, che hanno l'attrazione principale. Sono stati gli obiettivi con il passo a vite 39, che è il primo passo della Leica, cioè cose impensabili. Quindi è una cosa straordinaria. Al tempo stesso, ovviamente, il digitale ha questo grande traino che si compra veramente a prezzi stracciati cose nuove. E poi comunque, per vedere il successo, basta dare un colpo d'occhio, basta salire 4 scaline e dare un colpo d'occhio a queste logge e si vede quanta gente. Ecco, a questo punto però io devo dire anche una cosa. Io sono molto 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 demoralizzato, perché cioè è una situazione, è diventata ingestibile. Noi abbiamo fatto questa grossa promozione proprio perché secondo me le fiere funzionano non perché c'è la gente, ma perché ci sono gli espositori. Senza espositori la gente da sola che fa? E devono essere espositori di qualità. Gli espositori sono venuti, hanno risposto. Però questa è una fiera che noi ci rimettiamo il giusto. Io l'ho fatta molto volentieri, me ne assumo la responsabilità, però dico anche che per quanto mi riguarda è l'ultima. È l'ultima in assoluto, perché io non ce la faccio più. Non è più possibile che una cosa del genere possa essere gestita e retta solo da un fotoclub con appoggi marginali da gente che parla, che ci dice che questa fiera è importante perché è l'unica che c'è nel centro storico, perché è un fatto culturale dove non si mangia. Però basta, queste sono parole, parole, parole. Io sinceramente, scusatemi tanto dello sfogo, ma sono molto 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 stanco. Ma il mondo della fotografia, per tornare invece ai temi della manifestazione, vediamo che c'ha davvero ancora una grandissima attrattiva. Perché secondo lei, noi vendiamo video, no? Siamo una TV, certo, e quindi certo. Perché secondo lei invece la foto ha più fascino? Perché la foto ha... Ora anche qui si entrerebbe in una discussione infinita. Perché la fotografia è un oggetto, non è un file. Cioè la fotografia deve essere stampata. Quella stampata, ecco. Ma deve essere stampata. Per cui ci sono i banchi della Fiera Antiquaria, ci sono le cartoline, le stampe della Fiera Antiquaria. Sono delle cose straordinarie, perché, come ho detto in altre occasioni, la stampa, la fotografia parla. Cioè io, mia moglie mi accusa che da quando faccio il digitale, che io la mia vita di fotografo l'ho passata in camera oscura, lei non vede più le fotografie, perché non è lei ancora gli album, decine e decine di album fotografici che ho in casa dei miei bambini, eccetera. Lei si guarda le differenze, le somiglianze. Oggi col digitale le guardi nel computer e poi te ne scordi. Non solo, ma la contraddizione è che prima, quando si sviluppa,
si scattavano 36 negativo, 36 diapositive, erano 36 scatti ponderati. Oggi io ho dei colleghi al fotoclub che mi raccontano che per fare una manifestazione hanno fatto 3.000 scatti. 3.000 scatti, ma come fai a vederli? Come li scegli poi? Come li trovi? Quindi bisogna tornare un po' a quella che davvero è la fotografia, cioè alla stampa sicuramente, però anche a sviluppare l'occhio fotografico, no? Ma allora, ora, cioè, l'occhio fotografico, la tecnologia moderna, compresi prevalentemente i cellulari, ti mettono in condizione di pensare solo all'esposizione, alla composizione, perché il resto lo fanno da sé. Non sbagli una fotografia, le fotografie quella sono, dicevo, appunto, quello. Però anche quelle, se non, allora io torno al discorso della stampa, te mi dicevi prima per quale motivo hanno successo, perché te quando hai in mano una stampa vedi i dettagli, la vedi, la rivedi, un libro fotografico, il nostro libro fotografico provoca tante discussioni perché la gente neanche si ricorda com'era Arezzo 100 anni fa, perché lì c'è la stampa, la puoi discutere. Per cui è fondamentale questo. Te oggi sui banchi, le cartoline. La cartolina è un altro pezzo di storia, perché ti racconta un'esistenza, chi ha fatto la fotografia, quando è stata fatta, chi l'ha spedita, perché l'ha spedita, il ricordo di quel posto che ha vissuto. Questa è la cosa. Quindi la fotografia rispetto ai vostri filmati, eccetera, che è una mania anche quella, perché oggi i telefonini fanno i filmati, è che passano. Te vedi una cosa e ti dura un secondo davanti agli occhi, per cui te vedi se è una cosa bella, interessante, però hai bisogno del fermo immagine per ricordartela, per fissarla. La stampa ti dà questa soddisfazione. Questo è un ricordo personale di chi? Sì, guarda, ho quasi le lacrime agli occhi, veramente, perché questo mi ricorda, ecco, intanto vediamo qui l'indirizzo della prima foto ottica Franchini, e quindi che era in via Bernardo Dovizi, e 50 anni fa io ho venduto questa macchina al presidente del fotoclub Glauco Ciacci, che con il suo babbo è venuto, perché forse gliel'ha pagata lui, perché allora era giovane lui, quindi non aveva tante possibilità. E stamani, dai, l'ho convinto a rivendermela e l'ho ricomprata. Questa è una macchina ovviamente di che anni? Si può datare? Questa è una macchina quindi di 60 anni fa e quindi ecco, diciamo, datata intorno agli anni 55-58. E quindi è una macchina prestigiosissima perché è una vecchia Zeiss e quindi ecco, è una di quelle macchine che effettivamente non si romperanno mai, perché queste sono indistruttibili e rimarranno per tutta la vita. Ecco, tra le novità di questa foto antiquaria anche la stampa su cristallo. Pure la stampa su cristallo, uno dei tanti articoli che proponiamo, come Ricorda. Ricorda è un portale dove tutti possono accedere,
ordinare tanti prodotti che si trovano e poi ritirare presso un punto vendita del posto, quindi per qualsiasi cosa, qualsiasi prodotto, dalla semplice foto, dalla cartolina fino alla gigantografia, gadget e libri fotografici. Crystal è una stampa in polietilene con un supporto dietro che può essere utilizzato poi per essere appeso distanziale, rimanendo praticamente il distanziale serve per staccarlo dalla parete e crea un effetto 3D in sostanza. Questo è uno di tanti prodotti, poi ce ne sono tantissimi altri, oltre a questo tele, pannelli, tanti altri prodotti, tanti altri articoli, è uno dei tanti. Praticamente questa qui non è altro che una Lomography con il fisheye, macchina 35 mm, usa le pellicole classiche, niente, tutto qua. C'è un ritorno alla pellicola? C'è un ritorno anche alla pellicola, sì, perché no? Qual è il fascino rispetto al digitale? Il fatto di scattare foto, però prima pensarle, ecco, quindi centellinare anche gli scatti che abbiamo, logico. Passeggiando allora per i banchi di foto antiquaria, caro Piero, abbiamo insomma sentito alcune delle novità, abbiamo sentito anche dalla voce del presidente del Fotoclub La Chimera, Glauco Ciacci, il perché la fotografia è più affascinante insomma del video e poi questo ritorno anche al passato, alla pellicola per insomma scegliere meglio anche i nostri scatti, no? Sì, effettivamente ci vuole una svolta perché come hanno detto gli altri, secondo me anche il ricordo che tu vuoi lasciare deve essere un attimino pensato. Oggi purtroppo noi scattiamo migliaia di fotografie e poi dopo magari non sappiamo nemmeno più quale scegliere e poi va a finire che scompaiono tutte perché perdi le memorie, perdi... E quindi ecco, onestamente io credo che ci deve essere un ritorno perché non è sempre detto che il progresso sia veramente progresso. Soprattutto stampiamole queste foto. E soprattutto stampiamole perché noi grazie al Fotoclub La Chimera abbiamo queste foto da 1860 che probabilmente fra 50 anni non avremmo più perché sennò onestamente è difficile andare a cercarle nel tablet di 50 anni fa. E allora questa, come vedete, questa foto antiquaria ancora resiste e quindi ecco, peccato che purtroppo gli espositori che sono ormai quelli che vengono qui da 33 anni e come noi, il tempo passa, quindi sono invecchiati e onestamente certi magari fanno fatica a venire qua e quindi ecco, la difficoltà appunto è quella di trovare espositori che siano disponibili, ma noi stiamo pensando appunto che probabilmente ci vorrà un qualcos'altro da abbinare a, appunto che sia sempre attinente alla fotografia per cercare di dargli una piccola svolta, sempre però rimanendo la fotografia una cosa essenziale perché per noi viviamo di quella e quindi ecco noi qui al Fotoclub respiriamo solo questo tipo di aria. Allora, quindi... Poi avete portato queste auto d'epoca di Giuseppe Marconi e poi invece il team di Stefano Rossi, tutto questo ovviamente per dare anche insomma una cornice alla manifestazione con una bellissima modella che insomma si è prestata per qualche scatto in Piazza Grande. Sì, dunque perché per intrattenere
queste 7-8 mila persone che in una giornata vengono qui, chiaramente qualcosa di diverso oltre che la fotografia ci deve essere. E quindi noi pensiamo appunto a quello che magari tira in quel momento, quindi ecco la modella che è sempre quella che chiaramente per noi appassionati diciamo è quella che fa sempre gola. Mentre invece dobbiamo trovare anche dei set da abbinare alla modella, quindi i set che sono appunto le macchine d'epoca e così in contrasto con la macchina che ha fatto la Parigi Dakar, la ex Parigi Dakar, che effettivamente ci voleva. In questo eterno duello tra il nuovo e il vecchio, insomma, Stefano Rossi oggi porta il nuovo, porta il futuro, un ecomotore. Sì, diciamo che questo scambio c'è, diciamo il binomio non può che essere insieme, perché se non c'erano queste macchine non saremmo arrivati a questa evoluzione. Per me è un piacere portare la mia macchina che mi ha regalato una gioia immensa per arrivare a Dakar. Siamo qui in una splendida location, Piazza Grande per Arezzo e gli Aretini, è sempre una gioia e sempre a disposizione per lo sport. Le ultime due novità sono Fuji Instax Mini 9, che è la macchina più venduta in assoluto, e di nuovo la Polaroid One Step. Ecco, anche qui gli scatti devono essere ben pensati. Qui abbiamo 8 scatti, la pellicola ha 8 scatti, qui la pellicola ha 10 scatti, per cui dobbiamo selezionare per bene quello, insomma, l'immagine, ecco, e studiarla prima magari anche. Alla foto antiquaria anche i fanti del 225esimo, perché per loro oggi insomma è una giornata particolare, però hanno trovato il tempo di venire a trovarci. Sì, l'amicizia che mi lega appunto a tutti questi amici
e al generale Radogna soprattutto, perché io sono stato 10 anni, ho fatto il militare 10 anni al 225esimo a Arezzo, quindi ecco, ha immortalato tutto quello, la vita e le cerimonie ufficiali del 225esimo. Hai scattato. Sì, quindi stava sull'attenti o no? No, aveva fatto sempre i comodi suoi, lui era indipendente, separatista, quindi... E quindi ecco, mi ha fatto molto piacere che sono venuti a trovarmi anche in questa mia passione che loro condividono. Quindi ecco, ben per me che ho questi amici. Ecco, anche le foto. Anche perché lui ha in archivio tutte le cassette e le fotografie di tutte le cerimonie. Di quando l'hanno cominciato per 10 anni. Quindi posso ricattare tutti perché facevano certe... Pastrocchie. Passeggiate nel piazzale della Cadorna. Fermiamoci qua. C'è una foto invece, presidente, che le ricorda, cioè che è nel suo cuore? Assolutamente, c'è una foto in cui il mio comandante, fermo come un pino, entra dalla porta principale con il generale comandante della divisione, con il generale il comandante della regione tosco-emiliana. E quella lì è rimasta e probabilmente nel costituendo museo del 225esimo e della Naia potrebbe diventare, diciamo così, la figura icona del nostro museo. Allora io vedo che qui i modelli sono un po' diversi, è un modello, non la modella, giustamente si torna all'antichità. Non mi sono mai sentito modello, se Enzo forse sì, lui si sente modello. No, io sono il tipo che piaccio, allora è diversa la cosa, però non sono modello. È un po' vecchiotto. Anche nella musica, in particolar modo parlavo io. Non c'è paragone, non c'è. C'è il duello anche musicale, oltre no, che. No. Allora, io ho notato una cosa, che tutti vorrebbero fare quello che faccio io e che ho fatto io. Ma pensa che l'ho lanciato io, eh. Direi che insomma possiamo chiudere qui questo speciale dedicato a foto antiquaria, perché poi andiamo in tutt'altri argomenti. La Piazza Grande è davvero tutto. Comunque, grazie per essere stati con noi. Va bene.